È finito in parità il derby salvezza al Morra di Vallo della Lucania tra Gelbison ed Ebolitana per la gara del turno pre-pasquale del girone I di Serie D. La Gelbison viene dalla vittoria ottenuta in Sicilia e gode di un'ottima posizione, ben diversa è la situazione dell'Ebolitana che naviga nella parte bassa della classifica. A passare in vantaggio i rossoblu con una punizione di Uliano al 44esimo, ma due minuti prima gli ospiti sono rimasti in 10 per l'espulsione di Setti. Ma l'Ebolitana ha reagito e raggiunto il pari all'88esimo con Scalzone che ha riagguantato il punteggio a 3 minuti dal termine. Ecco la cronaca. La partita in realtà non regala grossi spunti, le due formazioni si studiano ma senza slanci, fino al 16esimo, quando Scalzone da pochi passi manda la festa al lato. I biancoazzurri cercano maggiormente di dare un sussulto al gioco, vista la disperata necessità che hanno di punti. Al 32esimo ci prova Stoia, ma è anche lui poco preciso sotto porta. Il match vede una svolta al 42esimo, quando Setti commette un fallo e finisce anzitempo negli spogliatoi. A calciare la punizione del limite è Uliano, che manda la sfera nell'incrocio dove Lombardo non può arrivare. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 1-0. Nel secondo tempo la Gelbison si concentra sulla difesa. L'Ebolitana non ha la forza di mettere in difficoltà la retroguardia ospite. I due tecnici, De Felice per la Gelbison e l'ex Pepe per gli ospiti, danno il via alla giostra delle sostituzioni smuovendo le acque. Al 35esimo azione sprecata da Parisi, che riceve palla da destra e calcia al lato. Gol sbagliato, gol subito, infatti al 43esimo Scalzone riporta il punteggio sul pareggio. Di qui al finale non cambierà nulla, le due formazioni si dividono un punto.